Stai con me quando mangio balut, ok? Bene? Perché ho paura. Anche se è la terza volta che lo mangio. Perché c'è paura? È mangiare. Non si dovrebbe esistere paura nel cibo, ok. Però fa un po' impressione, no? Il pulcino lì. Cip cip. No, quack quack. No, gli accorto quello lì. Aspettano, lo incubano per 16 giorni, 17 giorni. Alcuni sono più giovani, alcuni sono più vecchi, no? Io voglio quelli più, tipo 20 giorni. Certo, chiediamo. Qua non ci sono, perché lei mi ha detto che ci sono. No, quando arrivano loro chiediamo. Ah, ok, quindi aspettiamo. Aspettiamo. È un uovo col pulcino dentro formato. Con almeno 16 giorni, no? Eh? Pagai natin. Va bene. Al massimo 20, penso. Va bene lì, come ma con il colesterolo è un po' complicato. Ah. Se tu mangi troppo il colesterolo. Sì, diventa ancora più. Aumentano. Sì. Però molto è buono per il pene. Per rinforzare un po'. È come tu prendi una bibita per extra energia. Sì, extra energia. Ah, ok, come un Red Bull. Ecco, così. Anche mio nipote, durante il piccolo... C'è tanto proteine. Sì, anche mio nipote, quando era piccolo, curioso suo padre ad avere questo tipo di uova di gallina, non di balut. Quello può essere come balut. Normalmente lui guardano quanti giorni è curioso, si spaccano e la padre si arrabbia perché non deve spaccare la uova. Adesso cos'hai che fine ha fatto? Lui è diventato biologico, è un dottore adesso. da piccolo è così. Allora adesso è un professionista. Io no. Dolores, siamo come il balot, vieni qua. Spacca così. Sale e don Pepe? No, sale e accendi. Ora accendi. Poi
per togliere un po' di diciamo il brutto odore, no, non brutto gusto, deve naturalizzare con questo. Una... È buono, aspetta, aspetta. Oh Dio! Ci piedi di giochi! Non mi sa bene, hai un ragno di me! Sì! Ehi! Ma si è quella che vorrei! Adesso ancora un po' che tu puoi mangiare tutto. I famosi di Singapore. Buona. Aspetta. Aspetta. Ti sta divertendo, eh? Non è che mi hai trovato a me, sennò...